Se volessi mangiare le fragole a Natale, sarebbero utili per la mia salute? Perché si sente spesso dire che è importante mangiare frutta e verdura di stagione? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito, e oggi scopriamo insieme quali vantaggi possiamo ottenere se assumiamo frutta e verdura di stagione e viceversa. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi appuntarti quali frutti e verdure possiamo trovare per ogni mese dell'anno. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Oggi parliamo di stagionalità e di quanto sia importante consumare frutta e verdura rispettando il loro periodo di crescita e maturazione. Frutta e verdura è risaputo che siano un toccasana per il nostro organismo. Uno dei fattori fondamentali però è che il loro consumo sarebbe consigliabile nel periodo della loro stagionalità. Come mai allora non tutti danno importanza a questo fattore, tanto da non conoscere nemmeno più quando è il momento di un pomodoro o di un cavolfiore? Cerchiamo quindi di analizzare insieme tutti questi dubbi. Al giorno d'oggi è molto facile andare al supermercato e trovare in qualsiasi stagione dell'anno ogni tipo di frutta e verdura, anche se non è propriamente quello il periodo di maturazione. Troviamo nei supermercati le fragole durante le festività natalizie oppure le zucchine tutto l'anno. Con le coltivazioni in serra e le importazioni, tutto ciò si è reso possibile andando spesso a discapito di ambiente e salute. Se però andiamo a fare la spesa nei mercati ortofrutticoli, solitamente troviamo solo ciò che è di stagione. Questo perché i produttori locali tendono a rispettare di più i cicli naturali. Vediamo dunque quali sono i motivi per cui dovremmo consumare i prodotti della terra secondo la loro stagionalità. Iniziamo con il punto numero 1, la salute. Sono molti gli studi che sottolineano come i prodotti consumati nel corso della naturale stagione di maturazione abbiano proprietà nutritive maggiori. Ho affrontato questo discorso in modo più dettagliato nel video riguardante i cibi biologici che ti lascio qui sopra. Tutto questo si conferma se scegliamo prodotti locali e a chilometro zero, che impiegano poco tempo ad arrivare sulla nostra tavola. In questo modo mantengono tutte le loro vitamine e sostanze nutritive. Al contrario, questo non avviene con i prodotti importati che arrivano da lontano. Frutta e verdura, infatti, vengono spesso conservate nelle celle frigorifere e coltivate con una discreta quantità di pesticidi. Anche i prodotti fatti crescere in serra non godono della luce naturale, ma di quella artificiale, e quindi per le coltivazioni si utilizzano molte più sostanze chimiche, danneggiando ovviamente la salute. Il vantaggio numero 2 è il gusto. I prodotti di stagione sono più gustosi, questo è fuori dubbio. Se hai provato ad assaporare un pomodoro in inverno o uno in estate, ti sarai sicuramente accorto di quello che sto dicendo. Punto numero 3, l'ambiente. Consumare frutta e verdura stagionale ha un impatto sull'ambiente molto più ecologico. Coltivare un ortaggio fuori stagione significa farlo crescere in una serra riscaldata e illuminata, il che richiederà molta energia. I pesticidi e fertilizzanti utilizzati per far crescere questi prodotti derivano poi da sostanze come il petrolio e quindi sono molto inquinanti. Inoltre, se sono di importazione, dobbiamo calcolare anche l'inquinamento provocato dai trasporti. Vantaggio numero 4, il prezzo. Frutta e verdura di stagione costano meno, è innegabile. Questo perché per produrla si devono affrontare meno costi, cosa che invece avviene con i prodotti fuori stagione, sia per produrli che per conservarli, ma anche per trasportarli. Dopo aver visto i benefici dello scegliere frutta e verdura di stagione, analizziamo insieme quali alimenti possiamo scegliere per singolo mese. Premessa: questo elenco è basato su un clima indicativamente dell'Italia settentrionale. Ovviamente in Sicilia troveremo prima certi alimenti rispetto al Piemonte. Partiamo con gennaio, il mese del freddo e spesso dell'influenza. Meglio dunque tenerla a bada partendo da una spesa a base di agrumi.
Può essere d'aiuto un bel bicchiere d'acqua e limone per aumentare le proprie difese immunitarie. Ne ho parlato in questo video che ti lascio qui sopra. Abbiamo poi mele e alcune varietà di pere a completare il pacchetto frutta. A gennaio si possono mangiare inoltre diverse varietà di verdure. Dalle crocifere come cavoli e broccoli alle verdure a coste come le verze, il sedano, la cicoria e quelle a foglia larga come radicchio, scarola e lattuga invernale. La lista è bella lunga e comprende anche le radici e i tuberi come la rapa, topinambur e patate, reperibili quasi tutto l'anno. A febbraio è meglio continuare a premunirsi con mandarini, limoni e i frutti che abbiamo trovato a gennaio. Abbiamo anche i kiwi ed è possibile trovare il melone invernale. Per quanto riguarda le verdure, si confermano quelle viste prima. Passiamo a marzo. La frutta resta pressoché invariata. Proseguono le crocifere, mentre diciamo addio a cardi, cicoria e zucca che ritroveremo in autunno. Tra aprile e maggio arrivano le fragole e fioriscono anche le prime nespole. Continuano ad esserci le verdure dei mesi freddi, ma vi si aggiungono nuove verdure primaverili come i primi asparagi, carciofi, piselli, erbette, fave, finocchi e ravanelli. Come condimento non mancano aglio e cipolla che possiamo reperire freschi fino ad estate inoltrata. A giugno arriva il tanto atteso carico di frutta. Ciliegie, albicocche, frutti di bosco la fanno da padrone. Fare la spesa in questo periodo è un piacere perché c'è molta scelta. Tra le verdure possiamo scegliere tra fagiolini, peperoni, zucchine, asparagi, melanzane, pomodori e cetrioli. Luglio è il momento d'oro per la frutta. Arrivano finalmente le prugne. Il melone e l'anguria prendono il posto delle ultime fragole ed infine arrivano anche le pesche. Con tutta questa frutta si possono fare degli estratti eccezionali, magari aggiungendo anche qualche verdura. Se ti può interessare un contenuto sui migliori estratti possibili, scrivemelo qui sotto nei commenti. Si conferma la verdura di giugno. In questo periodo è anche più invitante assumerla in versione cruda, fondamentale per assimilare più vitamine possibili. Ad agosto largo all'anguria, pesche, frutti di bosco, more e fichi. Per la verdura si confermano i due mesi precedenti. Attenzione alla conservazione di questi alimenti. Specialmente con il caldo possono rapidamente marcire. Quindi è fondamentale riporli nel comparto basso del frigorifero dedicato alla verdura sui 5-8 gradi. Settembre è il mese dell'uva. Ottima come spuntino al posto delle famigerate merendine ricche di conservanti e altre sostanze dannose per il nostro corpo. Ho parlato di questo nel video riguardante le etichette alimentari che ti lascio qui sopra. A settembre possiamo ancora consumare frutti estivi come fichi e susine. Iniziamo a trovare anche le prime mandorle, nocciole e noci che troveremo fino a tarda primavera. Tornano anche i broccoli, i primissimi cavoli e le zucche. Ottobre è il mese delle castagne. Per chi ha la possibilità di andare in collina, sarà l'occasione giusta per raccoglierle e fare delle belle passeggiate all'aria aperta. Con le prime piogge, ottobre si presta anche alla raccolta dei funghi. La frutta di ottobre si arricchisce dei primi cachi e melograni. Per le verdure dobbiamo purtroppo dire addio a cetrioli, zucchine, melanzane e peperoni per dare l'ufficiale benvenuto ai cavoli alla zucca che abbiamo intravisto a settembre. Novembre è il mese della vitamina C. Arrivano arance, mandarini, clementine, pere e si confermano i cachi. Questo mese arrivano sulle nostre tavole anche tanti tipi di verdure. Prima di tutto le crocifere, poi ci sono i primi carciofi e le patate. Chiudiamo con dicembre. C'è una bella varietà di frutta ricca di vitamina C e troviamo tutte le differenti varietà di mele. Come verdure possiamo gustare i cavoli e le verze da usare nelle zuppe per riscaldarci nelle fresche serate d'inverno. Abbiamo visto insieme quanto sia importante alimentarsi correttamente con frutta e verdura di stagione. E abbiamo riscoperto, se ce ne fosse stato bisogno, in che momento dell'anno possiamo trovare i nostri vegetali preferiti. La carrellata dei mesi finisce qui. Prima di concludere ti lascio con una piccola chicca. Ogni frutto e verdura con un colore specifico contiene proprietà specifiche. Quindi abbinare vegetali dai colori diversi nello stesso pasto può essere davvero molto utile se sei, come me, sempre alla ricerca del benessere.
Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Beh, se ti è piaciuto questo video, lascia un bel like qui sotto, condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale, ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video!